Ciao a tutti ragazzi, allora oggi facciamo un po' le pagelle al volo di quella che è stata, no, la partita di ieri sera Italia-Svizzera per agganciarci poi al discorso legato al calciomercato della Juventus, perché inesorabilmente bisognerà arrivare lì a parlare di Locatelli e non solo di Locatelli, quindi mettetevi comodi perché ci saranno alcuni ragionamenti di mercato da fare assolutamente, con quella partita ancora davanti agli occhi nella mente. C'è OneFootball qui sotto in descrizione, potete scaricarlo gratuitamente sui vostri smartphone, fatelo, perché un'applicazione come OneFootball è necessaria per capire Italia-Galles, per capire l'andamento poi successivo dell'Italia durante la fase di eliminazione diretta, per capire il calciomercato, per capire tante tante cose. Ve la scaricate, selezionate la vostra squadra del cuore, la vostra nazionale e bam, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono lì. Fatelo assolutamente. Ieri sera ho fatto un video un po' particolare, in real life con un mio amico, perché abbiamo visto la partita insieme, al bar è stata una sensazione fantastica, perché io veramente i miei amici non li vedevo da agosto dell'anno scorso. Da agosto dell'anno scorso ho iniziato a uscire questa settimana qua e ieri è stata la prima vera grande serata che ho fatto insieme ai miei amici ed è stato bello poter guardare la partita tutti insieme come ai vecchi tempi. Quindi è un bel ricordo che mi porto dietro. Se non avete visto il video, scusate, è stato un po' improvvisato, ovviamente. Ve lo lascio qui sopra nelle schede e potete recuperarvelo senza problemi. Dicevo, facciamo le pagelle al volo perché c'è poco da dire di questa nazionale, sono tutti abbondantemente sufficienti. Donnarumma 6 e mezzo, praticamente inoperoso per tutto il tempo. Poi un paio di buone parate. Di Lorenzo 6 e mezzo, tanta qualità, tanta spinta nel ragazzo che un po', ve lo dico sinceramente, mi ha fatto storcere il naso. L'infortunio di Florenzi mi aveva un po' preoccupato, ma se Di Lorenzo fa queste partite qua siamo assolutamente a posto. Bonucci e Chiellini anche loro 6 e mezzo, peccato per Giorgio perché aveva pure fatto gol e poi è inutile. Quante volte ci siamo ritrovati qua a dire la stessa cosa? Chiellini, se c'è, è titolare perché è il più forte di tutti. Il problema è che nel momento esatto in cui ci dà l'impressione di essere a posto, a postissimo, bam, succede il patatrac. Alzi la mano chi è stupito da questa cosa, cioè ne eravamo pienamente tutti consapevoli. Peccato davvero perché uno come Chiellini fa sempre sempre un sacco comodo, speriamo che non sia niente di grave che possa recuperare non tanto per il Galles quanto più per le partite successive. Poi è entrato Acerbi che secondo me ha fatto una buona partita, 6 e mezzo, pure lui non ci ha praticamente mai fatto vedere delle grandi carenze difensive, siamo andati abbondantemente bene. 6 e mezzo anche per Spinazzola, 6 e mezzo tutta la linea difensiva. Nel primo tempo io non so Spinazzola quanti scatti abbia fatto, quante volte sia andato nell'uno contro uno contro il terzino della Svizzera, è stato qualcosa di allucinante, una Spinazzola nel fianco, scusatemi, è venuta così, della difesa della Svizzera costante, una propensione offensiva pura, cioè lui secondo me gode di andare nell'uno contro uno contro i giocatori avversari, veramente un gran giocatore. Barella 7, ragazzi, Barella è quello che è dappertutto, cioè lo vedi un po' sulla tre quarti, un po' a centrocampo, un po' in difesa, un po' in attacco, lo vedi dappertutto, veramente cuore, corsa, polmoni, un giocatore fantastico. Quanto vorrei rubare Barella all'Inter. Jorginho ha fatto un'altra buona prestazione, tutte le palle passano dai suoi piedi, dal suo cervello, dalla sua gestione, veramente tanta roba, anche uno come Jorginho ci servirebbe, diciamo la verità. 6 e mezzo, 9 invece a Locatelli. Ragazzi, qua non si scappa, è il protagonista del video, il protagonista di questa prima fase di mercato della Juventus, gli diamo 9 e dopo ne parliamo più nel dettaglio. Berardi mi è piaciuto, diamo 7 pure a Domenico Mimmo Berardi. E non mi sono piaciuti tantissimo Insigne Immobile, invece, a dirvi la verità. Insigne gli diamo 6, Immobile gli avrei dato 6 anche a lui perché si è mangiato tantissimi gol. Poi, vabbè, fatto il gol del 3-0, complice, diciamo così, il portiere degli avversari. Quindi gli diamo anche 6,5, però. Non mi ha fatto impazzire la prestazione di Ciro Immobile, devo essere onesto. Poi entrano Toloi e Chiesa, fanno una ventina di minuti a testa, direi che il 6 ci sta per tutti e due. Chiesa aveva anche mandato in porta Immobile con un bellissimo passaggio filtrante che poi ha sprecato il nostro Ciruzzo nazionale. E Cristante e Pessina, direi che c'è poco da dire, hanno giocato veramente pochi minuti. Bene, queste sono state un po' le pagelle, voglio sapere anche le vostre qui sotto. Non è mai capitato di fare delle pagelle così veloci, sono stato bravissimo, perché il punto, no, focale del video è Manuel Locatelli. Ora, io lo so, perché siamo fatti così ed è giusto che sia così, è bellissimo anche che sia così. Però magari oggi quelli che non volevano Locatelli lo vogliono e quelli che volevano Locatelli lo stanno portando ai livelli dei vari Pogba, Kroos, tutta questa gente qua, perché ho letto anche questa, no?
No, Locatelli è Locatelli. Locatelli rimane Locatelli. Il mio pensiero non si sposta minimamente. Locatelli è un giocatore interessantissimo, è un buonissimo prospetto, è un giocatore che si sta dimostrando anche pronto per palcoscenici di questo tipo qua, e la Juventus deve assolutamente tesserare Manuel Locatelli, perché è il primo punto per sistemare il centrocampo. Lo sappiamo, Allegri ha già dato il via libera, vuole Locatelli, l'abbiamo detto anche negli ultimi video di calciomercato, la Juventus vuole Locatelli, il Sassuolo è disposto a cedere Locatelli alla Juventus, Locatelli vorrebbe venire alla Juve, cosa manca? Manca l'accordo economico, perché il Sassuolo voleva aspettare il posto europeo proprio per questo motivo qua, il rischio di vedere Locatelli fare un ottimo europeo, perché se Locatelli non fa un buon europeo, se lo vuoi questa così, se Locatelli fa un buon europeo, cosa che sta avvenendo, il prezzo sale ancora di più. E se si parlava dai 30 ai 35 ai 40 milioni di euro, probabilmente ora questo range è molto spostato verso i 40 e probabilmente anche destinato a salire. E se il Sassuolo davvero non vuole contropartite tecniche, diventa un po' un problema, perché la Juventus Locatelli lo vuole prendere, però sa anche che spendere così tanti soldi poi potrebbe precludere altre operazioni di mercato. Ora, il nostro grande punto debole è il centrocampo, l'abbiamo ripetuto 1.000 volte. Quindi Locatelli è un altro, per quanto mi riguarda, quindi ho sempre detto, vanno presi, ma non adesso andiamo a pensare che Locatelli sia assolutamente il giocatore che arriva e da solo fa la differenza a centrocampo. Poi magari sarei contento di vedere questa soluzione, un centrocampo rivitalizzato soltanto dall'arrivo di Manuel. Più che altro bisognerà capire anche un po', no? Perché ora Locatelli nel Sassuolo gioca in un centrocampo a 2, una mediana a 2, fa lui il regista, quello che va sempre a prendere il pallone. Nella prima partita non mi era piaciuto tantissimo, devo dire la verità, perché Jorginho andava sempre a prendere palla, lui era sempre un po' fuori posizione. Ieri sera invece ci ha fatto vedere delle grandi doti balistiche con il gol del 2-1, anzi del 2-0, e un grandissimo inserimento, un grandissimo cambio campo, perché se guardiamo il gol del 1-0, signori, è qualcosa di mostruoso. Locatelli in volée di Mancino, quindi il suo piede debole, va ad aprire per Berardi a memoria. Catena Sassuolo, catena nero-verde, e Berardi che va a saltare, e di destro anche qua, sul piede debole, mette un pallone delizioso, perfetto per Locatelli, che ha fatto un taglio velocissimo di non so quanti metri in scatto. Quindi veramente delle grandi caratteristiche di Locatelli che ci fanno anche vedere che può essere una mezzala di inserimento vantaggiosa, perché parliamoci seriamente, nel nostro centrocampo, togliendo McKennie, un giocatore che fa un taglio del genere con un'aggressività tale per andare ad attaccare l'area di rigore, ah, mica ce l'abbiamo, eh. Quindi un giocatore del genere ci serve, però se poi Locatelli lo fai giocare a mezzala, allora davanti alla difesa te ne serve un altro, e magari qua torna fuori il nome di Pjanic, che potrebbe essere, no, quel giocatore a cifre accessibili che abbiamo già detto tante volte, preferiremo di no, però se poi Locatelli non lo metti davvero davanti alla difesa perché vuoi sfruttare anche queste cose qua, allora devi giocare a due. O giochi a due o ti serve un regista, come nell'Italia Jorginho, e potrebbe davvero essere Pjanic poi a questo punto. Certo è che se prendi sia Locatelli che Pjanic e decidi davvero di giocare col centrocampo a 3 e Locatelli fa la mezzala, beh, tasso tecnico e qualitativo della squadra sicuramente andrebbe ad innalzarsi rispetto a quello dell'anno scorso. Poi ovvio che noi cerchiamo e speriamo qualcuno di più fresco anche ed energico rispetto a Miralem Pjanic. Dicevo, più che altro, che non è l'unico giocatore del quale voglio parlare, perché vedere una nazionale così bella, ragazzi, Spinazzola, le prime due partite ha fatto il disastro. Noi abbiamo un grandissimo buco lì, no? Abbiamo terzino sinistro, uno slot che sembra un po' sfortunato. Proprio da quando abbiamo ceduto Spinazzola, ci siamo già tornati sopra tante volte. Mi dispiace perché vedere anche un'Italia del genere in cui i rappresentanti della Juve sono veramente pochi. Io mi aspettavo un Federico Chiesa super titolare, inamovibile, in grado di fare la differenza. Invece i grandi titolari, come al solito, sono Bonucci e Chiellini, ed ora solo Bonucci, perché Bernardeschi sta rischiando un po' troppe giocate, quindi hanno deciso di non farlo giocare, perché poi se rischi troppo è un problema. Quindi un po' mi dispiace vedere un'Italia poco bianconera, perché storicamente noi abbiamo sempre dato tanti giocatori alla nazionale. Diciamo che da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, io mi ricordo, feci un video dicendo una delle Juve più forti e meno italiane di sempre, perché veramente si era abbassato tantissimo il colore azzurro nelle file bianconere, salvo poi Kane, Spinazzola, giocatori che non pensavi potessero essere aggregati alla prima squadra, poi hanno davvero giocato con la Juventus. E sono stati altri rimpianti, perché a me dispiace sempre dare via dei giocatori simili, dei giovani che hanno del talento e che poi, vedi, passano 2 o 3 anni e riescono anche ad imporsi, no, sul palcoscenico internazionale. Ora noi siamo qua che
vogliamo Locatelli a tutti i costi, vogliamo Locatelli, lo vogliamo comprare, un 98, un giocatore di prospettiva, un giocatore già pronto, un giocatore che ci sta da prendere, però sono 40 milioni di euro. E in un momento simile probabilmente noi abbiamo necessità di provare a crearceli, no? Questi giocatori per poi non dover spendere quei 40 milioni di euro perché ce li hai già pronti. Quindi i vari fagioli, no? Adesso faccio l'esempio di fagioli perché è il più chiacchierato. Mi dispiacerebbe cederlo così e darlo per dire proprio a Sassuolo in contropartita per Locatelli. Perché magari Fagioli, che in questo momento ha una, penso, partita in Serie A all'attivo, soltanto una piccola sgroppata nei minuti finali dove la Juventus aveva già comunque concluso la gara, mi pare contro il Crotone, un risultato già tondo, già deciso. La Juventus mette dentro Fagioli e gli fa fare il primo assaggio di Serie A. Però è ovvio che questi giocatori hanno bisogno di crescere. Lo stesso Spinazzola, da noi ha giocato pochissimo, poi è andato alla Roma e sì, ha avuto tanti infortuni che l'hanno limitato, l'hanno tenuto fuori, ma tutte le volte che c'è stato Spinazzola è sempre stato uno dei migliori in campo. È ovvio che sembra un po' il discorso per Chiellini, ma Giorgio è un discorso anche di carta d'identità, di albero genealogico, no, albero genealogico non c'entra niente, di linea verde, stavo pensando al verde, l'albero, le foglie, perché ormai inizia ad avere purtroppo i suoi anni. Invece Spinazzola, ok, è un 93, non è vecchissimo, non è giovanissimo, è il momento giusto, diciamo così. E vedere tanta energia, e più che altro, vi dico, vedere un'Italia così bella è una figata, perché un torneo come l'europeo è corto, no? È la durata di un mese, quindi tu lì puoi dare veramente tutto, non è come il campionato che dura un anno intero e quindi magari devi dosare un po' l'energia in quella partita, perché poi magari quella dopo c'hai una partita più importante, fare turnover, decidere di giocare un po' meno. No, qua sono poche partite, chi scende in campo sa che lì dà tutto, bisogna mangiarsi l'erba. Mancini ormai i titolari ce li ha, col Galles immagino che ci sarà un po' di turnover per far giocare un po' tutti, ma è bello sapere che l'allenatore in testa ha già una formazione ed è quella lì. Ripeto, l'unico neo, secondo me, è avere pochi giocatori della Juventus a rappresentare l'Italia in questo europeo che sembra veramente promettere molto bene. Vediamo un po' con il Galles, non mi sposto da quello che ho detto prima. Locatelli da prendere il prima possibile e probabilmente forse oggi è già tardi, dopo la partita di ieri sera, perché il Sassuolo ora con questa doppietta può veramente fare pugno di ferro e dire: eh sì, adesso partiamo da 40, non è che con 40 si chiude. Poi io spero sempre che il Sassuolo possa, no, venirci incontro e venire incontro soprattutto al giocatore che magari lui spingerà per venire alla Juventus e sarebbe molto molto interessante. E occhio perché oggi c'è stata l'ufficialità di Gattuso, che non sarà il tecnico della Fiorentina, finita prima di iniziare, 23 giorni è durata l'avventura di Gattuso a Firenze. E non si sa mai che possa rompersi qualcosa anche internamente, no? Alla società, a livello di calciatori che potrebbero poi chiedere la cessione, ci sono sempre gli occhi puntati su Vlahovic e Milenkovic, chiave viola. Si erano dichiarati incedibili per volontà di Gattuso, ora che Gattuso non è più l'allenatore della Fiorentina, dopo passatevela anche questa figuraccia della viola, non si sa mai che vada ad aprirsi qualcosa con i giocatori che potrebbero chiedere la cessione, magari la Juventus è lì come gli avvoltoi, che guarda, osserva e sonda il terreno. Quindi, dai, Juve, era da prendere prima, mi hanno già detto un sacco di volte. Il Sassuolo non vuol farlo, ok, però fate qualcosa, cioè, bisogna avere la certezza di andare a tesserarlo, perché va a finire che poi qua lo prendiamo là dove non batte il sole, eh? Per Locatelli, che l'anno scorso eravamo qui a dire, ma va là, 40 milioni per Locatelli. Adesso siamo qua a dire, ti prego, dalli adesso 40 milioni per Locatelli.